All'auditorium di Casatenovo ieri sera Zuzzurro e Gaspare hanno presentato una divertente commedia di Joe Orton, Ciò che vide il maggiordomo. Si sono offerti generosamente ai giornalisti per la conferenza stampa e poi anche alle nostre telecamere per una breve intervista. È una commedia che parla di folli, di pazzia. Ecco perché la facciamo noi. Chi dei due è più folle? Risponde lui. Ah, una bella domanda. No, forse nella commedia il più folle sono io, perché sono un pazzo, cioè uno psichiatra che fa l'ispettore in una clinica psichiatrica gestita da lui, che è il capo di questa clinica psichiatrica. Lui è preso in mezzo e io gli spappolo l'esistenza insieme ad altre cose. E nella vita? È uguale. Nella vita non so a chi è, cioè Matti, in che senso Matti? Dai una specifica. Il più bizzarro dei due, imprevedibile. Lui. Una follia che avete fatto per amore? Una follia che abbiamo fatto per amore? Un figlio. La prossima che farò. E quale sarà la prossima che vorreste fare? Non lo so perché l'elenco è lungo. Cantare forse? Sì, vabbè, cantare mi diverte, quello è un divertimento più grande. Quindi Andrea Brambilla tra un po' farà un monologo e invece Nino Formicola canterà. Sì, invergognandomi come un ladro, perché l'idea di essere pagato per fare una roba che ho sempre fatto gratis mi fa ridere, però mi diverte. Io sono avvantaggiato perché monologo non l'ho mai fatti, quindi adesso li faccio e mi pagano, quindi non li ho mai fatti gratis. Monologo scritto da Andrea? No, è un monologo scritto da Michele Serra. E con lui l'abbiamo scritto e io lo farò, sperando che lui non si vergogni. Fino a quando vi vediamo con questa commedia e 3 motivi per venire a vedere questa commedia? Beh, questa commedia noi la portiamo per la seconda stagione in teatri fino alla fine di febbraio. Poi per la prossima stagione cambieremo e ne faremo un'altra nuova. Le 3 ragioni per cui il pubblico deve venire, io so che Nino le sa precisamente e lui le dirà. Le 3 ragioni che... Primo, perché se una sera invece di stare a casa a rincoglionirvi davanti alla televisione andate a teatro, fate solo che bene. La seconda è che se volete continuare a vedere Zuzzurro e Gaspare, dovete venire a vedere in teatro Zuzzurro e Gaspare per forza. E la terza è perché Dio lo vuole. Certo. Segretario locali, vero? Sì. Quindi devo presupporre che lei è laureato in psicopatia e tutti i suoi derivati, vero? Sì, ma queste sono cose molto delicate. Io non apro certo i miei schedari agli estranei. Ah, può parlare liberamente con me. Io sono un ispettore del Ministero della Sanità. Rappresento il governo di Sua Maestà, vale a dire, sono il suo diretto superiore in materia di pazzia. Di quale settore? Malattie mentali. Ma lei ispeziona solo i manicomi veri e propri? O anche le cliniche di alienazione sperimentale? Le mie competenze sono infinite. Io ispezionerei anche una conigliera se sapessi che dentro ci sono degli elementi disturbati mentalmente. Un'autorità quindi da non prendere sotto gamba. Mi scusi, ma lei quando ha capito di avere un rapporto privilegiato con il Padre Eterno? Da quando mi hanno regalato una copia della Bibbia rilegata in pelle di vacchetta. Io non sono pervertito. Allora lei come lo chiama uno che abusa dei ragazzini, importuna i poliziotti? Pervertito. Mi fa piacere che se ne renda conto. Lei chi è allora, se non è di lei? Lui. Lui. Lui è... Gerald Barkley. Gerald Barkley? Stava al momento della morte. Dov'è la scatola? Finalmente! Come saremmo stati più tranquilli a quell'epoca se avessimo visto quello che stiamo vedendo adesso di Sir Winston Churchill, anziché il solito sigaro?